Grazie per essere qui. Questa è la seconda masterclass che facciamo nell'arco di una settimana e abbiamo intenzione, diciamo, di programmarne delle altre. E intanto un applauso a Jonas Carpignano che è qui con noi. È un grande piacere per noi incontrarlo, ragionare, parlare di cinema anche girato qui in Calabria. Cercheremo di pensare e ragionare anche su questo. La scorsa settimana abbiamo avuto qui Michelangelo Frammartino per parlare del Buco e altro film girato qui in Calabria sul Pollino. Io saluto e ringrazio tutti voi, mi fa piacere salutare le matricole del corso di studi in media e società digitale, nella prima lezione del corso di filmologia che io tengo. Saluto i ragazzi che sono entrati nel nostro campus proprio in queste giornate e quindi possiamo entrare nel vivo di questo incontro dicendo che c'è una cosa che di particolarmente forte e significativo è possibile trovare nel cinema di Jonas Carpignano. Da un lato c'è una aderenza a realtà e a contesti sociali critici, difficili, che concernono il Sud, nel caso specifico la Calabria e nel caso ancora più particolare Gioia Tauro, che è stato appunto il contesto, l'ambiente in cui Carpignano ha girato Ciambra e ha girato anche quest'ultimo lungometraggio presentato a Cannes e che da domani potrete vedere, anche il primo, che Mediterranea, sì, che potrete vedere da domani qui a Cosenza. E, da un lato questo cinema è fortemente radicato in contesti sociali e in ambienti ben precisi, dall'altro lato è capace di proiettare in questo contesto sociale, in questi ambienti, dei modelli narrativi, delle forme di costruzione della narrazione che per sintesi potremmo definire come tipiche di certo cinema anche americano. A Ciambra è stata trovata anche come produttore Martin Scorsese. Sono storie di formazione che hanno al loro centro figure di adolescenti e di giovani, e questo mi pare un tratto distintivo molto molto chiaro, molto evidente e molto importante, cioè in un certo senso trovare un personaggio che faccia da intercessore, da mediatore per costruire qualcosa. In questo caso quello che il cinema di Jonas Carpignano costruisce appunto sono storie di formazione, però formazione anche dura, perché non è, diciamo, la formazione è sempre dura perché significa rinunciare a qualcosa che di passato portiamo con noi stessi per accedere a una nuova forma della nostra identità. Quindi formarsi vuol dire sempre perdere qualcosa e acquisirne un'altra, c'è una componente di lutto, di dolore in ogni caso. Quando queste storie di formazione però significa avvengono misurandosi in contesti socio-culturali complicati, naturalmente la formazione acquista elementi dolorosi molto molto forti. Allora, quindi come pensare, e questa, diciamo, mi pare il nodo identificativo, espressivo e problematico rilevante del tuo cinema, come pensare, costruire una finzione, una storia, un processo formale e tematico misurandosi con un contesto e un ambiente determinato, tant'è che i personaggi stessi, no? Come dire, gli attori sono intere famiglie che in quelle realtà abitano, quindi non sono certo attori, come il caso del film A Chiara, con una bravissima, fortissima e in qualche modo veramente convincente ragazza che conduce tutta questa storia, storia poi di scoperta del padre e tentativo di ritrovare questo padre,
perché in un certo senso i padri anche molto cinema contemporaneo ci sta raccontando molto spesso che l'assenza del padre è anche una domanda del padre, cioè ci vediamo in scena soggetti più o meno giovani che vanno alla ricerca del padre. Questi possono essere, come dire, grandi blockbuster americani o film italiani con produzione più definite, più contenute. Quindi in questo caso questa ragazza fa Chiara, appunto, è il personaggio mediatore, cerca il padre ed è ostinata nel cercare il padre, no? Che poi è in qualche modo anche l'istanza simbolica che dovrebbe consentire alla persona giovane di, in qualche modo, di entrare nel mondo. Quindi è soprattutto questa la domanda, non tanto il luogo, la sede di un affetto che anche c'era, come vediamo all'inizio del film, in una intimità che si crea molto forte tra Chiara, le sorelle e questo padre, ma soprattutto il padre è: in quale mondo io devo entrare? Questo mondo lo voglio desiderare, ho bisogno di questo desiderio, quindi ho bisogno di un'istanza simbolica che lo rappresenti. Questa è una domanda, diciamo, fortissima, e quando questa istanza simbolica in qualche modo va fuori, diciamo, dalla via socialmente e legalmente consentita, nascono dei problemi. Allora, queste storie, diciamo, di iniziazione, di crescita, di contesto, diciamo, di appunto di formazione, ambientati in un contesto realistico, quindi dove i personaggi vengono proprio da situazioni e contesti marginali, socialmente marginali, mi sembra un tratto distintivo fortissimo del tuo cinema, che gli dà una forza che, sì, da un lato, voglio dire, esattamente, da un lato c'è Scorsese, ma dall'altro lato c'è pure Dardenne, perché l'ostinazione di questa ragazza ce la ricordiamo solo in appartenere anche a tanti film di Dardenne. Allora, niente, questa è la prima cosa che mi sento in qualche modo di chiederti, perché mi pare il tratto distintivo, diciamo, originale e forte del tuo cinema, poi fatto tra Italia e Stati Uniti, anche come formazione. Funziona? Beh, innanzitutto vi voglio ringraziare, è sempre un piacere parlare del cinema, ma soprattutto in Calabria, cioè tutto è molto meglio quando viene fatto in Calabria, quindi grazie per questo invito, grazie a voi per essere qui. Per quanto riguarda la domanda, c'era tanto in questa introduzione, quindi non saprei esattamente dove iniziare, però se vogliamo partire dal paragone con i fratelli Dardenne, per esempio, diciamo che è una cosa che ho imparato sempre da loro, è questo modo di fare un cinema in cui il pubblico, lo spettatore, scopre il contesto attraverso un personaggio. E diciamo che questa è una cosa che proprio mi ha formato, cioè il mio punto di partenza non è mai il contesto o la realtà che vogliamo portare allo spettatore, cioè diciamo che i titoli non ci interessano più di tanto, sono i personaggi che vivono in queste comunità, in questa realtà. E quindi quando noi pensiamo a cosa vogliamo fare all'inizio, cioè il mondo che vogliamo scoprire, non sentiamo mai pronti di affrontare temi importanti se non abbiamo un legame non solo lavorativo ma anche affettivo con il personaggio, che è per esempio Pio. Cioè io non sarei mai andato giù nella ciambra a fare quel film se non avessi conosciuto prima Pio. Cioè lui per me è proprio il punto di ingresso, e quindi attraverso questo legame personale che io ho con i personaggi che noi troviamo sullo schermo, penso di far vedere quel mondo in un modo o in un altro. Però non è solo un guido, cioè l'idea non è solo di far vedere, mostrare questo mondo, ma anche far capire perché e come questi personaggi vivono in questo contesto. Siamo nel momento in cui tutto sta cambiando, la Calabria sta cambiando, e anche queste comunità forse possono cambiare ora come ora. E io voglio sondare e capire come cambieranno questi posti anche, no? Quindi cioè, l'idea non è soltanto semplicemente di trovare un personaggio che ci fa vedere questo mondo, ma di fare un incontro tra il pubblico e un personaggio che deve capire come vuole stare in questo mondo, no? Cioè io torno sempre a questo bussola morale, nel senso che c'è sempre un momento in cui questi personaggi riescono a trovare la loro strada, cioè loro per se stessi cercano di capire come riescono a gestire le regole delle comunità. E questa è una cosa che se vediamo sia in Ciambra che in Chiara e anche in Mediterranea, anche se il personaggio non è giovane come loro, è una specie di film di formazione, romanzo di formazione, perché
Kudus sta entrando in un mondo che per lui è nuovo, è completamente nuovo. Quindi lui per se stesso deve capire come vuole gestire e navigare in questo contesto. E quindi secondo me spero che riusciamo a accorciare le distanze tra un pubblico e questi mondi attraverso personaggi che stanno cercando di capire per loro stessi anche le regole di questi mondi. Questo sì, soltanto una osservazione, poi do la parola a Bruno Roberti, anche rivolgendomi agli studenti qui presenti. Molto interessante quello che tu hai detto sul personaggio, perché diciamo il personaggio al cinema è inventato dalla modernità. Il cinema classico costruiva storie, intrecci in primis, che si subordinavano ai personaggi. Mentre il cinema moderno, e pensiamo anche ai personaggi del nostro neorealismo, in qualche modo hanno fatto da mediatori rispetto allo sguardo del regista. Questo è molto vero nel tuo cinema, ed è anche così vero che l'hai sottolineato. La modernità è un insieme di personaggi, da quelli felliniani alla Monica Vitti di Antonioni, a Pietrangeli, Rossellini, insomma. Tutto il cinema moderno è l'invenzione del personaggio, perché il personaggio serve al regista anche per esprimere la sua visione, per riprendere le parole di Pasolini di empirismo eretico, serve per esprimere la sua visione estetica ed etica del mondo. Quindi è molto evidente, molto chiaro quello che dici, mentre prima il cinema classico costruiva intrecci, storie, mutos direbbe Aristotele, intrecci che imitavano l'azione, la modernità cinematografica è romanzesca in un senso molto preciso. Prima si inventa il personaggio e dal personaggio ne discende una storia che può anche essere, diciamo, piena di digressioni o di aspetti, diciamo, non necessariamente elaborabili in un intreccio. Bruno. Passi il microfono come vuoi, se si tieni il tuo e ci passiamo di questo. Diciamo. Allora, tu hai parlato di incontri, no? Se noi pensiamo a un film come Paesà, che è un viaggio in Italia, per citare un altro Rossellini, dalla Sicilia fino al Po, ogni episodio è un incontro e noi scopriamo quelle realtà durissime attraverso gli incontri. Rossellini diceva che in fondo fare il cinema è semplice, cioè la macchina da presa è come il coltello e la forchetta, l'importante è quello che tu mangi, no? Allora volevo chiederti qualcosa rispetto anche alla forma che tu scegli e attraverso la quale, fin dal primo film, costruisci un mondo. È molto interessante che nel film che vi invito a vedere, nel nuovo film a Chiara, già da domani nelle sale, per chi ha già visto Mediterranea o Aciambra può notare che tu fai ritornare prima il luogo a Ciambra, che è questo luogo comunità Rom, perché Chiara va per un certo motivo ritorna, cioè va in quel luogo che tu hai raccontato nel film precedente, sia il personaggio di, se non ricordo il nome, dell'ex comunitario che a un certo punto che a un certo punto si vede. Quindi hai costruito un mondo che è la Piana di Giano Tauro, ma è il mondo cinematografico tuo, no? E lo fai con una forma che è una forma di prossimità proprio formale, cioè sei sempre attaccato, soprattutto in Acchiara, come se la macchina presa fosse, diciamo, una sorta di sonda che insieme a Chiara ci svela tutto quello che le succede nella sua testa, nelle sue emozioni e in quello che la circonda. È in questa sua emotività fortissima, da quando ha cominciato ad avere dei sospetti, insomma, comincia ad avere a essere avvertita che qualcosa non va dopo una festa, se permetti, scorsesiana in qualche modo, no? La festa di compleanno, la festa di, non di compleanno, scusa, la prima festa della sorella. Della sorella, perché poi ce ne sono due, una della sorella e poi un'altra invece sua. E quindi questa tua cifra di macchina da presa usata proprio come sonda
per l'interiorità del personaggio e nello stesso tempo per la scoperta attraverso i suoi occhi, gli occhi di Chiara sono straordinari, di qualcosa che va scoperto, perché poi voglio dire, nel primo film l'extracomunitario scopre un mondo, nel secondo film c'è una, anche lì una scoperta in qualche modo legata a quella comunità, e qui c'è una scoperta di un segreto, no? Che è quella del padre. Allora questo tuo usare la macchina da presa con questa particolarità, attaccato insomma, no? È qualcosa che hai impresso in maniera ancora più forte in questo terzo film, ce l'hai secondo me sempre, e perché hai deciso di imprimerla secondo me ancora più forte rispetto agli altri due? Beh, innanzitutto siete bravissime a non spoilerare quello che succede nel film. Stiamo parlando visto. Del film senza parlare del hai film. Visto, hai visto, vi ringrazio. Non ho raccontato nulla. Ho lasciato segreto. Come scelta per la macchina, cioè l'idea è sempre di far in modo tale che la macchina, l'atteggiamento, cioè il linguaggio cinematografico in un modo o in un altro rispecchia quel mondo interiore dei personaggi. Questo è sempre il nostro punto di partenza. L'idea di stare sempre attaccato a loro è in modo, cioè io vorrei sempre dare più peso, più spessore al punto di vista del protagonista rispetto al mio punto di vista. Spessissimo in questi film i protagonisti fanno cose che magari io non condivido, fanno scelte che magari non condivido, però non è il mio lavoro entrare lì in questi mondi per giudicare le loro scelte o per presentarvi una favola, nel senso che cioè, per me è molto importante rispettare le scelte delle persone, anche le bussole morali delle persone, anche se non corrispondono alla mia bussola, cioè non vorrei mai cambiare quelle che fanno, quindi c'è cioè, questa idea di rimanere attaccata a loro è sempre per far modo tale che il pubblico non dà troppo peso al contesto. Ovviamente in questi tre film, come abbiamo detto prima, cioè questi mondi si toccano, no? Cioè tutti questi tre mondi appartengono, fanno vedere un lato del tessuto sociale di Gioia Tauro, quindi il contesto c'è, ovviamente, soprattutto se riuscite a vedere tutti e tre i film. Però il contesto per me è secondario, perché il contesto ha già un modo per ticcare, in un modo o in un altro c'è questo mondo. Invece se noi viviamo questi mondi attraverso i personaggi, magari riusciamo a vedere questi mondi con loro occhi invece dei nostri. Quindi questa decisione di rimanere sempre attaccata a loro è per dare precedenza al loro punto di vista. Allora, Acciambra è un film in cui il protagonista, per esempio, è consapevole delle regole della sua comunità. Cioè lui sa di appartenere a questo mondo. Quindi siamo leggermente più staccati da lui e vediamo anche il contesto, perché lui vede anche quel contesto. Qui non è la stessa cosa. Cioè lei entra in un contesto per lei sconosciuta, quindi non voglio far vedere, non voglio che ci sia modo per il pubblico di sapere più di lei, perché dal momento in cui facciamo questo riusciamo a magari giudicare le sue scelte, perché noi magari portiamo la nostra conoscenza di questo mondo a quello che succede nel film, e questo è quello che vorremmo evitare a tutti i costi. Per capire meglio quello che fa questa ragazza durante e dopo il film è molto importante rimanere legato soprattutto al suo punto di vista e di capire le cose come lei capisce le cose, così le vediamo, spero che le vediamo nello stesso modo. Forse su Acciambra in generale do la parola a Alessandro. Allora, provo pure io a non spoilerare niente nel caso ferma. Un'altra questione, in questo mondo costruito da questi tre film, insieme a questo registro fortemente realista che diceva, di cui parlava Roberto, mi sembra che ci sia anche, insieme a questo, anche una dimensione onirica, una dimensione anche favolistica, che nella Acciambra era forse molto più evidente rispetto a quest'ultimo film, Il Cavallo Bianco, l'apparizione del Cavallo Bianco, che ci faceva pensare a Sciuscià, non so se era un riferimento voluto. In quest'ultimo film, anche qua mi pare che questa dimensione favolistica ci sia, in qualche modo Chiara è una sorta, nel momento in cui comincia a scoprire quest'altro mondo sconosciuto, è una sorta di Alice che va al di là dello specchio.
anche sottoterra. Questa è un'altra cosa che mi sembra molto interessante in questi film, il lavoro che fai sullo spazio, sugli spazi, sono spazi liminari, spazi ben definiti come nel caso della Ciambra, però allo stesso tempo aperti, e spazi che in questo ultimo film Chiara, lo sguardo di Chiara, la tua macchina presa, attraversa continuamente, attraversa appunto dall'alto verso il basso, cioè quel momento nella seconda parte del film dell'apparizione della figura del padre che emerge dal basso, che emerge dalla terra. E quindi c'è continuamente in tutto il film questo rapporto tra l'interno e l'esterno, tra il basso e l'alto, e lo spazio mi pare sia assolutamente, il lavoro sullo spazio, la costruzione dello spazio mi sembra che sia un altro degli elementi molto importanti del tuo cinema, e anche in qualche modo anche l'esito di questi viaggi di formazione di questi personaggi è certificato poi alla fine da una trasfigurazione dello spazio. Per esempio, penso al finale della Ciambra e quel passaggio del protagonista dal gruppo dei ragazzini, no? Dal primo gruppo dei ragazzini al gruppo invece degli adulti, dal momento dei giochi al momento invece in cui si devono prendere decisioni, eccetera. In quest'ultimo film c'è questo. Tu diverse volte ci fa vedere la protagonista in palestra su Tapiluran, c'è questa in qualche modo fuga da ferma in palestra che poi diventa qualcos'altro nell'ultima inquadratura del film. Quindi in qualche modo questo passaggio, questo processo, viaggio di formazione è anche, no, sancito alla fine da una costruzione precisa dello spazio, e queste due dimensioni, questi due registri, realista da una parte, cioè, no, tanto che soprattutto nella Ciambra c'è un'indagine quasi antropologica proprio, no, sul campo, sul luogo, e però nello stesso tempo anche una dimensione onirica, favolistica. Sei d'accordo? Sì, assolutamente sì. È un po' difficile parlare delle scene oniriche, perché funzionano diversamente in tutti i film, ovviamente, però se c'è una cosa che magari c'è in comune è che l'idea di utilizzare questo, cioè, nel senso che in questi film noi non cerchiamo di non includere troppi dialoghi di esposizione, no? Cioè è una cosa che è un po'... sì, sono un po' allergico a queste scene in cui c'è una spiegazione, in cui il protagonista sta lì a raccontare il suo mondo interiore per un pubblico, perché è una cosa poco naturale, secondo me, soprattutto nella Ciambra, come un personaggio come Chiara, anzi anche con Aiva. Quindi in un modo o un altro c'è, cioè, questo racconto obiettivo del realismo, cioè, viene accompagnato in un modo o un altro, no? Quindi noi abbiamo, cioè, quando scrivo scelgo sempre di utilizzare queste scene surreali, oniriche, quelle che sono, per aprire una finestra nel mondo interiore del personaggio, no? Di far vedere, di spiegare in un modo o un altro, senza spiegare con parole, alcune cose che sono fondamentali per capire il personaggio al centro del racconto. Per esempio in Ciambra, cioè, queste scene lì funzionano per far vedere quanto è importante la tradizione, il passato nella vita di Pio, no? Perché ovviamente cioè loro si sentono da un lato italiani, però dall'altro lato rom, cioè loro sanno di appartenere a una tradizione, e per capire la scelta che Pio fa alla fine è fondamentale capire che questa cosa, questa storia ha un peso molto importante nella sua vita, no? Anche se possiamo criticare la scelta che Pio fa alla fine, dall'altro lato capisco che loro sono riusciti a sopravvivere in questa comunità in Calabria per più di 50 anni grazie a questa rete sociale che sono riusciti a costruire negli anni, e questa rete sociale è basata su tradizione, no? Questa idea di appartenenza, no? Quindi per far capire meglio Pio abbiamo messo dentro queste scene per dare un racconto cinematografico al legame che lui ha col passato, perché il passato è una cosa molto astratta, e far capire che questa cosa ha un peso nella sua vita ha bisogno di un altro linguaggio che si stacca leggermente dal realismo del racconto fino a quel punto. Invece qui in Chiara, senza spoilerare tanto, cioè ovviamente è una ragazza che entra nel suo mondo interiore perché sta cercando di mettere in discussione tutto quello che era la sua vita prima di un certo momento.
Quindi ovviamente è molto difficile trovare una persona con cui può parlare, uno per la famiglia in cui si trova e anche per il momento in cui si trova, ovviamente, no? Cioè nel senso che lei sa, è abbastanza intelligente da capire, per capire che non può andare in giro magari a parlare di questa realtà con tutti quanti. Quindi per dare l'idea, cioè per dare un legame più forte col pubblico a lei, ho deciso di mettere queste scene lì nel mezzo, così riusciamo veramente a entrare e sentire quelle che lei sente mentre fa questo viaggio. Quello che è interessante è questo, questa cosa che dicevi sul ruolo della tradizione, e in Chiara, in Acchiara, c'è una frattura che a un certo punto si viene a creare, e noi diciamo la percepiamo questa frattura in un senso senza poi giudicarla. Questo è vero quello che tu dici, perché poi è anche un principio di poetica che nasce fin dal neorealismo italiano, cioè la macchina da presa sta con il personaggio, quindi non si identifica totalmente con lui in una sorta di soggettiva, sia pure ipotetica, ma neanche lo guarda oggettivamente sapendone di più. Sta con il personaggio, sì, gli sta accanto e non assume nessuna posizione di superiorità. Questo è vero in tutti i tuoi film, ma in Acchiara è anche molto forte, perché vediamo che poi c'è le condizioni per cui il passato in qualche modo si opera una frattura, non è più integrabile se non in forma fantasmatica con il presente e con il futuro. E questo si vive proprio, il film lo restituisce secondo me in maniera molto, molto forte, non giudicando il personaggio, cioè noi stiamo con il personaggio perché sentiamo tutta l'incertezza della situazione che il personaggio attraversa, il voler in qualche modo farsi carico di un passato che è vero che nasce proprio quasi dalle profondità della terra, come un fantasma che continua diciamo a ossessionare questa Chiara, il cui futuro naturalmente necessita di una frattura senza appunto ecco, qui mi pare appunto che in Chiara c'è questa diversità molto forte, il futuro rispetto al passato richiede una frattura, e quando c'è una frattura il passato ritorna come fantasma necessariamente, perché non può garantire la continuità dell'esperienza, cioè il tramandamento di qualcosa che dal passato va verso il futuro trovando nel presente il presente dell'iniziativa, mentre l'iniziativa in qualche modo in questo film deve aprire un futuro che col passato deve tagliare i ponti. Non so se su questo diciamo... No, assolutamente sì, diciamo che è la prima volta che parliamo di questa cosa. Mi dispiace che non avete visto il film, però è un punto centrale nel racconto. Per esempio, se noi facciamo un paragone alla scelta di Pio alla fine di Giambra e quello che succede a Chiara, è ovvio che c'è qualcosa di diverso, no? E questa cosa di diverso non viene dal personaggio, viene dal... cioè nella casa, nel caso di Chiara, viene da questa legge che è al centro del racconto, no? E questo è un modo di indagare, di capire come le persone riescono a staccarsi dalla propria vita o dalla propria realtà. Cioè è sempre più difficile ovviamente quando una persona è proprio radicata in quella realtà, quindi cioè, è molto difficile parlare di questa cosa con chi non ha visto il film, però l'idea era proprio di fare questo paragone, no? Tra Pio che rimane e Chiara che si trova in un altro mondo alla fine. Infatti sono due personaggi specchio in qualche modo, Pio e Chiara, perché ha visto la Ciambra, la scelta di Pio finale è la scelta di rimanere e assumersi anche una sorta di responsabilità, crescere in quel contesto, no? anche nella durezza di quel contesto. Qui invece in Acciambra noi scopriamo quel mondo, lo scopri tu in qualche modo, lo scopri la macchina da presa, lo scopriamo noi, no? E quello che scopre Pio è un po' la sua linea d'ombra, il suo passaggio dall'adolescenza a uno stato invece di responsabilità matura in quel contesto, no? Anche qui c'è un passaggio, una linea d'ombra nel confronto soprattutto appunto con questa istanza paterna e nel confronto che è da solito una ragazza
in un contesto, senza spoilerare, in un contesto familiare difficile, scopre un qualcosa che in qualche modo la sconvolge dentro questo contesto familiare, dentro questo contesto sociale di Gioia Tauro. Questo qualcosa ha evidentemente a che fare, questo si può dire, insomma, con la criminalità, insomma, e quindi la sua posizione morale la porta a fare questo viaggio dentro di sé, dentro questa topografia che tu esplori e inventi anche, per decidere invece poi di partire, no? Nel primo film c'è invece la scoperta di uno che arriva e deve, in qualche modo, si trova in una condizione, si trovano gli immigrati, in un contesto come quello di Gioia Tauro, eccetera. Anche lì tu sei accanto a lui e in qualche modo a poco scopri la difficoltà di questo percorso. Allora ti chiedo, tu hai fatto una, non so che non ti piace parlare di una trilogia, tu hai creato un mondo, dicevo prima, hai fatto una scelta di campo, la piana di Gioia Tauro, eccetera, e hai comunque creato una cifra, uno stile, un modo di vedere il cinema che ha anche dei riferimenti, dei maestri, perché tu hai riferimenti appunto a Rossellini, a Scorsese stesso, a De Sica, al neorealismo, ma ai Dardenne, come dicevamo prima, sono importanti per enucleare però una tua cifra, perché quando noi vediamo ormai il tuo modo di girare capiamo che è un film di Jonas Carpignano. Allora ti chiedo due cose, cioè la prima è se continuerà ad essere questo paesaggio umano, noi abbiamo chiamato paesaggio umano questo incontro, il tuo luogo la tua area di ricerca, di espressione, eccetera, oppure no. E l'altra cosa è come mai tu per ogni film senti il bisogno di fare, ma questo poi lo diremo magari introducendo il cortometraggio che vediamo, senti il bisogno di fare un bozzetto, come un pittore, no? Come un pittore fa un bozzetto e una prova, no, del film successivo. Questo l'hai fatto per La Ciambra e credo anche per Mediterranea. E tra l'altro nel film, questo lo si può dire, c'è una cosa che io sento, anche voglio dire, un dialogo che non spoilera, come si dice oggi, niente. Cioè a un certo punto si parla di un ritratto che sta a Urbino di Raffaello, eccetera, no? E si dice che Raffaello dipingeva quello che vedeva davanti a sé, davvero, cioè è un po' quello che fai tu con Chiara, in qualche modo, no? questo ritrarre, no? Una sorta di firma. Quindi ecco queste due cose, cioè, continuerai a girare la piana di Gioia Tauro, bisogna ormai hai un mondo cinematografico e magari ne vuoi scoprire un altro sempre all'interno del tuo mondo stilistico, e come mai e questi bozzetti a che cosa ti servono? Beh, innanzitutto ci tengo a dire una cosa, nel senso, cioè, sono molto grato per questi paragoni, però mi mettono un po' in imbarazzo, cioè, noi siamo critici, quindi vediamo sempre i film attraverso anche però noi non ti consideriamo un naif, conosci bene il cinema degli autori, no, certo, di cui stiamo parlando, quindi voglio dire, sono grato, e ti consideriamo anche un autore, quindi da questo punto di vista non è che, grazie, figurati. Per quanto riguarda il bozzetto, sì, cioè, ovviamente c'è la realtà di lavorare con attori non professionisti, che è una cosa da considerare, ovviamente, quindi, cioè, per me è fondamentale fare una prova non solo degli attori, perché una prova si può fare senza girarla, ma di vedere come riescono a gestire la struttura cinematografica, come riescono a gestire il mondo sul set. È anche un momento per me, cioè in questo momento riesco a sperimentare anch'io con il linguaggio cinematografico, nel senso che, cioè, è molto importante vedere come voglio raccontare, cioè come voglio fare questo racconto con questi personaggi. E poi psicologicamente per loro è anche molto importante, perché ovviamente c'è, cioè, la prima volta che ti trovi sul set è molto molto difficile, ovviamente, no? E quindi fare un corto prima
cioè arrivare a lungo dopo aver fatto un corto è già un traguardo raggiunto per loro, quindi in modo o in altro psicologicamente sanno che sono capaci di fare questa cosa. Sono più sicuri. Sono più sicuri perché abbiamo già fatto una cosa che è uscita abbastanza bene, per dire, no? Loro riescono a vedere loro stessi sullo schermo e per un attimino riescono a pensare, magari ce la posso fare, cioè sì, sono riuscito a recitare lì, quindi è fondamentale fare queste cose prima, così non arriviamo lì sul set con il peso di dover fare questa cosa senza apprensione, insomma, cioè riusciamo a togliere l'ansia di prestazione così, perché sono non esperti, però comunque hanno già fatto le prime esperienze, quindi questo è fondamentale. Per quanto riguarda la cifra stilistica, ovviamente se vado avanti così, l'idea è sempre di adattare il linguaggio, cioè la grammatica cinematografica al personaggio, quindi cioè la cifra stilistica può cambiare in base al personaggio. Detto questo, parlo spesso di bussole, no? Cioè bussole morali, come per quanto riguardano i protagonisti dei film, io penso di aver trovato la mia bussola cinematografica, nel senso che so come muovermi, cioè so come mi voglio orientare, però ovviamente non so esattamente dove voglio andare, cioè andando vedendo, nel senso che cioè, non avrei mai pensato di rimanere a Gioia Tauro 10 anni fa. Però come l'hai scoperto, come ci sei arrivato a Gioia Tauro? Sono andato lì la prima volta semplicemente per girare un corto, cioè che era il corto di Mediterranea. Che era il corto di Mediterranea. Che si chiama Chiana, che volevo cioè, sondare, indagare esatto, sui fatti di Rosarno. Sì, adesso dopo 10 anni sono ancora Gioia Tauro. Capito? Quindi non voglio decidere in anticipo esattamente quello che voglio fare. Quindi non sai se ci rimarrai oppure se scoprirai un altro luogo? Beh, lavorerò sicuramente ancora a Gioia e in altri posti pure. Cioè, che rimango a Gioia perché c'ho la casa lì, medico di base, pago le tasse a Gioia, quindi dove vado? Però ovviamente sì, voglio sempre esplorare, cioè diciamo che non voglio fermarmi completamente in un posto, cioè vorrei anzi magari fare cose fuori, poi tornare, cioè il bello della vita è questo, cioè andiamo dove vogliamo in quel momento, perché se è tutto troppo pensato non lasciamo spazio alla vita, fondamentalmente io cerco sempre di farmi trascinare dalla vita, perché la vita ti regala più cose di qualsiasi altro, di qualsiasi libro. Questo però a Palermo, si può dire questo? Sì, faccio avanti e indietro da Palermo a Gioia Tauro. Però può essere che a Palermo scopri qualche altra cosa che ti porta a girare a Palermo. Me lo auguro, sì. Chissà, potrebbe essere. E, sì, c'era forse Alessandro. No, su questa cosa, sul tuo metodo di lavoro, che è una questione che può interessare, ci sono diversi studenti, magari c'è qualcuno che anche è interessato, vuole fare, sì, come che procedi soprattutto nel processo di scrittura, da dove parti e come costruisci le tue storie, insomma. Sì, questo. Allora, ci tengo a precisare una cosa molto importante, nel senso che per me Gioia Tauro non è un laboratorio, cioè non è che vado a Gioia solo per fare la ricerca e poi vado in un'altra parte. Cioè non ho deciso di fare 3 film all'inizio, sono sceso per fare un film, poi ci sono rimasto. Quindi non vado a Gioia per fare film, faccio film a Gioia perché ci vivo. E questa è una cosa molto importante da precisare, perché alla fine non vado a ricerca di un personaggio, incontro un personaggio sempre nella vita quotidiana, e cioè questa è una cosa che mi aiuta tantissimo a scrivere questi personaggi, perché come punto di partenza c'è sempre già il personaggio, no? Cioè per Chiara, per esempio, io mi ricordo che volevo fare una cosa in questo mondo, no? Ambientata in questa realtà, e quando stavamo facendo un casting per Aciambra, ok? Scusate le date, che è un po' difficile capire questa cosa, per un po' di confusione abbiamo fatto. Nel senso che nel 2014 ho consegnato un trattamento per A Chiara, il film che esce tra poco. Abbiamo iniziato le riprese di Aciambra nel 2015. E mentre facevamo un casting, no, per una scena in una scuola, nel 2015 per Aciambra, ho trovato il protagonista, la protagonista di A Chiara. Ho conosciuto questo Swami Rotolo. Esatto. E all'epoca aveva 9 anni, non avevo un ruolo per lei in Aciambra, però ho pensato a me stesso, quando faccio A Chiara sarà lei. Ovviamente non volevo illuderla, quindi è una cosa che mi sono tenuto per me stesso in tutti questi anni. Però il vantaggio è stato il fatto che l'ho visto crescere questa ragazza, quindi cioè, sono riuscito a far modo tale che Chiara si avvicinasse sempre di più
a Chiara e viceversa. Quindi ho scritto questo film con questa ragazza in mente, quindi la scrittura tra virgolette è documentaristica, nel senso che scrivo cose che vedo sempre all'interno di una struttura che è quella che faccio all'inizio, cioè la struttura che mando quando devo fare un trattamento. Quindi qui però c'è una distanza, posso dire una cosa rapidissima, mentre nel primo e nel secondo film i protagonisti coincidevano con loro stessi, qui c'è uno scarto, cioè Swami e le due sorelle sono tre sorelle, esatto, nella vita, e però non si chiamano Chiara, Giorgia e Giulia, no? Come si chiama? Sì. E però tu hai lavorato su questo piccolo scarto, esatto, tre sorelle, però i nomi in fondo che non vi chiamate così non vivono evidentemente quello che racconti tu nel film, non l'hanno vissuto, quindi c'è un però questo piccolo scopo, avrebbero potuto viverlo, potrebbero viverlo. Sì, cioè è difficile parlare di questo senza spoilerare il film, però ovviamente, cioè, quello che succede a loro è una cosa scritta, ovviamente, ma i rapporti tra di loro sono veri, fondamentalmente. Cioè il rapporto che Swami ha con suo padre è molto simile al rapporto che Chiara ha con suo padre, idem con le sorelle, quindi l'idea era di utilizzare questi rapporti veri, sinceri, e inserire queste cose vere, verosimili all'interno di questa struttura finta, diciamo. Quindi c'è stato un lavoro di scrittura che ha fatto uno scarto in più in questo film. Sì, però comunque non succede, l'idea, il punto di partenza era sempre, cioè, sempre quella che abbiamo utilizzato anche per Chambra. Sempre diciamo l'idea di fare un viaggio dentro i comportamenti che avvengono lì e ora, di far modo tale che questi personaggi non devono mai fare una cosa molto lontana dalla propria realtà, devono, cioè, vivere il set, devono vivere il set, devono, cioè, quando io chiedo a un attore non professionista di fare una cosa, non è mai una cosa che è molto lontano dalle cose che hanno fatto in passato. Cioè il mio lavoro non è spiegare esattamente quello che è successo a questo personaggio, è più: ma ti ricordi quando è successo questo? Allora è successo così, però so che sono molto vago, mi dispiace perché non avete visto il film, però cioè per esempio la scena con le sorelle, no? Quando si litigano lì in lungomare all'anfiteatro, cioè lì ho detto a loro, cioè, vi ricordate quando avete litigato per questo motivo? Ok, torniamo in quella dimensione lì, però state litigando per questo motivo. Quindi la scena è vera, cioè è verosimile, solo ci mettono l'emozione, è un po' anche il metodo Actor Studio, se vuoi. Sì, forse. Diciamo che loro sono, sì, possiamo dire che loro sono method actors, sono un po' il metodo Strasberg. Cioè, nel senso che anche quei attori lì cercano di trovare un legame personale. Esatto. La cosa interessante che stavi dicendo è, oltre al fatto che ciò che racconti di questi personaggi è in qualche modo qualcosa che quelle persone nella loro vita più o meno hanno vissuto, la cosa interessante è la tua prossimità forte a questa persona, no? A Chiara che cresce. Questa si sente, perché vedere il film, questo personaggio si sente veramente in maniera molto forte, e secondo me si sente non solo perché ciò che racconti in qualche modo è prossimo anche a ciò che quelle persone hanno vissuto, ma anche perché tu sei molto prossimo a quella persona. Io non avevo la percezione di questo che mi stai raccontando, cioè che la conoscevi fin dai 9 anni, ma si sente. Io penso che se non ci fosse stata questa prossimità, il personaggio sullo schermo non sarebbe, in qualche modo, non avrebbe la forza che ha. Sì, e questa diciamo, c'è anche una prossimità del tuo sguardo a questo personaggio. Questo io l'ho sentito, ne abbiamo parlato del film, dicendo che la forza che ha questo personaggio è la sua interpretazione. Però non sapevo che c'era dietro anche il fatto che in qualche modo ci fosse una tua vicinanza anche al processo di crescita di questa attrice. Sì, io... questo è anche il bello di stare lì, nel senso che la vita reale e il lavoro si mescolano. Cioè, per esempio, c'è quella scena che poi abbiamo parlato di una scena del 18°, no? Cioè, non è che sono andato al 18°, sì, non è che sono andato lì per fare ricerca sul 18°, io sono veramente stato invitato al 18° e sono andato lì per divertirmi e mi sono divertito tanto, e dopo ho deciso di scrivere tutto quello in una sceneggiatura, capito? Quindi questo è il bello, cioè il mio lavoro e la mia vita sono tutti insieme. Poi è stata rivissuta. Esatto. Poi è stata rimessa in scena. È rimessa, rivissuta. Senti, no, soltanto adesso gli diamo la parola
chi vuole intervenire, però anche per il punto ci sono studenti. Invece per quanto riguarda, oltre al tuo metodo, come diceva Alessandro, ma la tua formazione, cioè come in qualche modo sei arrivato a far cinema e prima anche di questo incontro con Gioia Tauro che ci stai in qualche modo raccontando. Questo, cioè, è una storia un po' lunga. No, anche in forma breve per restituire ai nostri studenti forma cosa breve, c'è. Sono cresciuto in una famiglia di gente che lavorava nell'ambiente, sì, cioè mio nonno faceva caroselli, siamo Vittorio Carpignano, magari noi siamo troppo giovani per ricordare i caroselli, però comunque ci sono altre persone che si ricordano bene cosa sono i caroselli, erano pubblicità che erano alla fine di una giornata, piccoli film, piccoli corti alla fine di una trasmissione televisiva. E poi avevo un prozio che si chiama Luciano Emmer, anche lui era un cinematografo, mio prozio, quindi sono un po' cresciuto nell'ambiente. Non ero uno di quei ragazzi a 8 anni che andava in giro con la macchina super 8 per girare film, però quando ho deciso che volevo fare questa cosa, che volevo fare il cinema, sono subito tornato in Italia, ho iniziato a lavorare, ho fatto varie esperienze su set, tra cui con Vima Labate, che è un'amica che abbiamo in comune, e poi dopo sono tornato. Signorina F. Sì, ero suo assistente su Signorina F. Poi ho fatto un film che si chiama Miracolo Sant'Anna, un altro film di Alberto Rondalli che si chiama L'aria del lago, poi sono tornato negli Stati Uniti a fare un master, e poi sono tornato qui a fare master sempre su cinema, poi sono tornato qui a fare a Chiana. A Chiana e Mediterraneo. A Chiana, sì. Volevo dire una cosa. Allora, speriamo di aver suscitato la curiosità e lo stimolo per andare domani a vedere A Chiara, che è uno straordinario film che esce domani al Citrigno. Non so se a Gioia Tauro esce anche, ma stasera c'è una proiezione, infatti fra poco esce stasera, Gioia Tauro, esce stasera anche a Gioia Tauro? Ah, perfetto. Ci mancherebbe. Chi vuole venire, andare già a vederlo stasera, cioè. E vorremmo dare la parola, so che in sala comunque c'è, intanto volevamo ringraziare e salutare il produttore di Jonas, che è Paolo Carpignano, tu hai tutta una famiglia gente di cinema, e almeno una persona che ha visto già A Chiara, cioè io non so se Ida Dominiani c'è in sala, non so se la chiamo in causa, ecco, lei l'ha visto il film, e quindi io do comunque appunto la parola a voi, se c'è già qualcuno di voi, se Ida, cominciare da Ida, insomma qualcuno di voi che vuole fare delle osservazioni, delle domande a Jonas, grazie, magari facciamo, se c'è qualcuno che può farci, va bene che si sente, Pietro? Scusa, come produttore, l'altro mi è città. Sì. Aspetta, portiamo il microfono. La prima non si sente. Aspetta il microfono, vabbè, certo, infatti adesso. Scusa, Adesso sediamo, fra poco se. È già arrivata la macchina. Sì, tanto. A Gioia ci aspettano. Siamo qui. È uno lì. Sì, no, non ho paura. Tanto c'ho il DCP in macchina, che fanno senza di me? No, avete detto tantissime cose, se io aggiungo qualcosa spoilerò, come si dice, tutto, quindi non dico niente. Dico solo che mi ha colpito in questa sequenza di questi due film che voi avete presentato, cioè che state... che avete presentato o state presentando quasi in sequenza, Il buco e questo di Jonas, mi ha molto colpito questa tematica appunto dei cunicoli, cioè dei cunicoli come accesso in qualche modo a una realtà parallela, a un underworld nel caso di Jonas, ma anche all'interiorità della protagonista, che è un po' una delle chiavi anche del film di Fran Martino. Ecco, questo mi ha colpito moltissimo. Poi potrei aprire tutto un capitolo invece su come, ma questo Jonas già lo sa perché l'ho già scritto, del suo cinema, su come Jonas è riuscito
in questa opera che io considero molto politica, politica nella, nel senso più denso di questo termine, di togliere alla Calabria i frames stereotipati e di farcela finalmente vedere, di restituircela come un pezzo del mondo globale. Secondo me questa era un'operazione che poteva fare solo un non calabrese, proprio perché non era condizionato, diciamo, da questi frames precostituiti, e secondo me però questo è il senso politico, culturale più importante di questa trilogia, ecco. Quindi io spero che lui continui a girare da queste parti anche dopo la trilogia. Grazie. Dunque, noi abbiamo anche come da programma da farvi vedere, da presentare questo cortometraggio, questo bozzetto di A Chiara, che ha lo stesso titolo, che si chiama A Chiara, che dura solo 12 minuti e che ha una dimensione onirica. Qui sì, c'è una dimensione onirica più accentuata rispetto al film, che rimanda a una scena particolare poi del film, che ha questo mood, questa sensazione onirica, quando lei va a vedere alla fine le sorelle addormentate. E ci sono altri, siccome poi effettivamente Jonas poi deve proseguire per Gioia Tauro, Paolo ha sollecitato anche alla brevità, se ci sono delle brevi altre domande. Sì, scusa. Per quanto riguarda questo corto, no? Cioè, questo esattamente tornando alla tua domanda, no? Nel senso che questo qui non è un corto che cerca di raccontare una storia, cioè è molto difficile capire esattamente quello che succede qui, però l'idea era di utilizzare il linguaggio cinematografico per far capire l'atmosfera, ma non solo il mondo interiore di questo personaggio qui. Quindi magari non vi arriverà risposte alle vostre domande, però spero che riuscite ad entrare nel suo punto di vista, no? per sentire la sua anima in un modo o in un altro. E questa è stata proprio, cioè, l'idea di questo corto. Quando dico sperimentare con il linguaggio cinematografico, era proprio questa l'idea, no? Di vedere cosa riusciamo a fare con questi personaggi e con i nostri mezzi. Di nuovo è una sonda, anche in questo film ancora di più, la macchina di presa è una sonda dentro all'inconscio di questa ragazza, insomma, riprendere anche la sollecitazione di Ida. Sandra, amica di Marta, io ho visto a Giambra quando l'hai presentato al Cinema Garden qualche anno fa, e mi ha colpito tantissimo perché uno viene trascinato dentro lo schermo e sembra che Pio non se ne accorga, cioè è molto, lui evidentemente non è un attore, però chiaramente sembra che la telecamera non lo stia seguendo, perché è così naturale. E mi ha colpito, mi ricordo alla fine, che tu hai raccontato che quando c'era la possibilità di andare a Hollywood per la possibile nomination come miglior film straniero, lui sembra che non fosse per niente interessato, quindi alla fine poi non è successo. Ma la cosa incredibile è che lui ha trascinato lo spettatore nello schermo ed è rimasto consistente fino alla fine, cioè anche quando davanti alla possibilità di diventare un attore famoso, chiaramente ha detto no, io mi rimango in quello schermo che noi abbiamo visto, e quindi voi, se volete, venite da me, in pratica, no? È stato forse così. E la curiosità è che fine ha fatto Pio e che cosa invece ha scelto di fare Chiara, l'attrice, voglio dire. Pio, penso, non so se è il suo nome è vero. Sì, no, è il suo nome. Quindi, vero, a lui è in realtà lì. E finzione sono completamente mescolate, uno non si accorge dove c'è la recitazione, quindi questo è veramente incredibile, se non so se questa è l'intenzione. Grazie. Sì, no, Pio è sempre lì nella Giambra, lo vedremo tra qualche ora. Chiara, diciamo che siamo ancora all'inizio, nel senso che lei forse vorrà recitare dopo. Quello che lei fa è più una performance, nel senso che sta recitando cose che non appartengono alla sua realtà, quindi lei è riuscita proprio a fare quel passo in più. Credo che questo arrivi alla gente, quindi vorrebbe andare avanti e penso che ce la farà. E qual è il tuo desiderio, per Chiara oppure per Pio?
È diverso perché sono due persone completamente diverse, cioè Pio a Pio, cioè Pio senza entrare nel dettaglio ha avuto altri problemi, noi speriamo sempre che lui riesca a togliersi da alcuni ambienti. Dico solo questo, da Chiara mi auguro che diventi il prossimo Irene Papas. Se non ci sono, non so se i ragazzi hanno qualche domanda da parte degli studenti. Non avete visto il film ancora, quindi dovrò tornare dopo e poi ne parliamo. Sono abbastanza le nostre matricole su quello che abbiamo detto, perché poi è chiaro che non avendo visto il film è difficile. Va bene. Allora, io direi a conclusione di questo bellissimo incontro di ringraziare intanto con un applauso Jonas, grazie, di augurare una lunga e fortunata strada al film, merda come si dice nel gergo per le uscite in tutta Italia, e poi appunto in bocca al lupo per i suoi lavori futuri e per una dieta o avvento che sta per avvenire. Lui mi capisce che cosa è, anche una persona in sala tua moglie e sa che cosa di che cosa sto parlando, e quindi questo cortometraggio suggella questa giornata. Farete la conoscenza di questa ragazza attraverso questi 12 minuti e vi stimolerà, vedrete, per andare a vedere il film da domani in tutta Italia e a Cosenza nella sala Citrigno. Grazie a Jonas, grazie a Paolo Carpignano, Jonas Carpignano, a Paolo Carpignano, regista e produttore del film, e posso dire grazie anche a Isabella, la tua compagna. E grazie a voi, veramente grazie di cuore per questo incontro. Grazie a tutti. Adesso invito Pietro a mandare il film. Questo lo metto.